per indagare su aspetti gestionali. Infatti il procuratore regionale, l'istruttoria la fa la sezione regionale di controllo e il procuratore regionale non interviene nell'interesse della legge, non è cioè qui nel giudizio di parifica, non è presente come titolare dell'azione risarcitoria. Perché è importante la parifica? In momenti soprattutto come quelli attuali che stiamo vivendo, in cui la crisi economica inevitabilmente ha delle ripercussioni anche sulla gestione degli enti locali in genere e della stessa regione. Posso fare un esempio banale, la crisi energetica. Molti comuni calabresi, tantissimi sono in pieno riequilibrio, cioè hanno condizioni prossime al dissesto, hanno problemi col pagamento dell'energia elettrica. Allora, controllando i risultati di amministrazione, cercando di indirizzare verso una sana gestione finanziaria, la sezione regionale di controllo garantisce anche l'effettivo godimento dei diritti sociali, quindi i livelli essenziali di assistenza. Noi sappiamo che in materia sanitaria la regione, ma anche i livelli essenziali delle prestazioni, che è un tema attualissimo in questo contesto in cui c'è in corso questa iniziativa legislativa che dovrebbe portare all'autonomia differenziata, che potrebbe compromettere nelle regioni meridionali, in Calabria in particolare, il livello essenziale delle prestazioni. E le principali criticità del bilancio regionale sono un po' quelle degli anni precedenti. Intanto in qualche caso noi troviamo una gestione confusa e non chiara. Uno dei grossi problemi è quello dei pignoramenti che irrigidiscono, limitano le risorse del bilancio. Si è tentato, noi dobbiamo dare atto onestamente che da parte della regione c'è stato il tentativo di ricostruire, ma è un lavoro lungo che si deve svolgere negli anni. E il problema poi dei bilanci regionali sono soprattutto in materia sanitaria, no? Noi abbiamo quest'anno, già l'anno scorso sotto la mia presidenza, si era iniziata un'attività di ricostruzione ai fini di un controllo del sistema. Quest'anno abbiamo fatto delle indagini approfondite anche sui profili gestionali, no? Nell'ambito di un controllo di gestione, che è un controllo indirizzato a processi di autocorrezione da parte dell'amministrazione. Questa è la differenza fondamentale col giudizio di parificazione, perché noi in parifica verifichiamo se i risultati di bilancio li validiamo, se sono corretti, e da qui se rileviamo qualcosa che non va bene nasce un obbligo di confermazione da parte della regione. Invece col controllo di gestione si cerca di ricostruire la gestione finanziaria indirizzando l'amministrazione. Noi oggi la collega che ha fatto questa attività istruttoria accennerà brevemente al problema, però poi il tema non si troverà svolto ampiamente nella relazione allegata che sarà pubblicata sul sito internet accessibile dall'esterno della Corte, ma comunque se voi lo desiderate, ne avete bisogno, possiamo fornirne un file, una copia a vostra disposizione delle autorità, vista la rilevanza del tema. E la gestione delle partecipate, anche quello è un problema molto delicato che noi abbiamo affrontato soprattutto sotto il profilo della circolarizzazione dei debiti e crediti, e lì, come diremo nel corso ancora, permangono delle zone d'ombra, e quando ci sono le zone d'ombra non si può ricostruire esattamente se ci sono profili che devono essere superati, quindi dobbiamo fare degli approfondimenti istruttori.